di questo ritorno in campo contro il Ladispoli. Forse è meglio che arrivi dopo la sosta, così non si arriva sulla scia delle partite, visto che il Ladispoli è una delle formazioni attrezzate per il passaggio di categoria. Ma doveva comunque arrivare questa partita, quindi prima o dopo non ha valenza, nel senso che noi ci siamo preparati per affrontare questa partita in maniera adeguata. Adesso sarà il campo a dettare, a decidere se effettivamente abbiamo lavorato bene o meno. Abbiamo la possibilità di poter usufruire e di poter utilizzare Luigi Lomele, quindi per adesso aspettiamo il discorso di Camarà. Lo aspettiamo fino all'ultimo momento, sperando, la raccomandata è stata spedita, adesso vedremo in federazione se arriverà in tempo utile. Nella Dispoli ci sono due Civitavecchiesi, nel Cieca non c'è nessuno da Dispolano. Può essere un fattore che inciderà nel derby? Ma penso di no, il discorso è questo, che a prescindere che ci sia gente di Civitavecchia, una squadra avversaria o meno, noi dovremmo cercare di fare nostra la partita, cercare di mettere a posto il risultato sulle direttive che noi pensiamo di mettere, insomma, per far sì che acquisiamo i 3 punti che ci servono. Qual è la situazione dei vari giocatori che erano infortunati? Mi riferisco soprattutto a Rocisano e Giambi. Ma Rocisano è in via di guarigione, è quasi, quasi pronto, adesso non vogliamo accelerare i tempi e invece per ciò che concerne abbiamo Orlando che non sta bene, il 98 e poi siamo tutti abili arruolati, vediamo adesso Vittorini sta rispondendo bene agli allenamenti, quindi adesso vedremo domenica, sicuramente verrà con noi, non so se verrà utilizzato dall'inizio o meno.